Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Sabato 3 maggio si è svolta presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, per quello che riguarda le manifestazioni collaterali alla 31esima edizione del Trofeo Accademia Navale, la presentazione del libro Infinito Amore di Massimo Nava. Presentazione che è stata effettuata con la partecipazione dello stesso autore, ma anche di Massimo Sanacore, direttore dell'Archivio di Stato di Livorno, e di altri ospiti, il tutto coordinato da Marco Gasperetti, corrispondente per la Toscana del Corriere della Sera. Al termine della serata c'è stata anche un'esecuzione musicale della Barima Orchestra che ascolteremo in sottofondo, ma cominciamo dunque ad ascoltare innanzitutto l'autore di questo libro, Infinito Amore, Massimo Nava, che appunto ce ne parla. Questo suo è un romanzo storico? Ma direi che è più che altro un romanzo ricavato dalla storia, nel senso che non ha pretesa di essere un romanzo storico, in quanto non mi considero né uno storico di Napoleone né uno storico di professione. Io ho amato l'Isola d'Elba, ho amato questa storia d'amore bellissima, struggente, ricca di suggestioni e di emozioni, e ho cercato di ricostruirla naturalmente basandomi su fonti storiche, su elementi storici e su fatti realmente accaduti, ma nello stesso tempo ho elaborato appunto una storia d'amore che ha un significato che va un pochino anche al di là delle stesse figure di Napoleone e di Maria Valesca. Ecco, cosa aggiunge alla figura di Napoleone che tutti ne conosciamo? Beh, aggiunge qualcosa sul fatto che il Napoleone politico, militare, imperatore, personaggio francese e universale su cui si è scritto di tutto e di più in tutte le parti del mondo, aggiunge ovviamente molto poco. Sul Napoleone intimo, Napoleone uomo, Napoleone innamorato, Napoleone sconfitto e deluso, aggiunge qualcosa di più, nel senso che c'è un'esplorazione dei sentimenti e del senso anche di solitudine e di sconfitta di quest'uomo, perché gli stessi francesi, anche i grandi storici, il capitolo dell'Elba in fondo l'hanno spesso ridotto a poche pagine, e mentre invece in questo esilio che prelude peraltro all'impresa dei 100 giorni c'è una grande emozionalità del personaggio, le sue sconfitte, le sue riflessioni, il suo desiderio di riscatto, insomma, e anche questa metafora credo abbastanza universale della vita di sempre che si ripete, cioè dell'abbandono del potente, no? Lo vediamo persino ai giorni nostri, se vogliamo, anche con il magico cerchio di Berlusconi piuttosto che di tanti altri potenti, cioè all'apice della carriera e del potere si ha tutto, potere, denaro, onori, amanti, donne, successo, consenso, eccetera, poi quando questo consenso e questo successo vengono meno, e qui sì, c'è il personaggio di Maria Valesca che invece lo ama fino alla fine, e questo che è l'altra cosa del libro che dà un senso di forte alla mia storia. Questo personaggio di questa era polacca, mi sembra. Sì, certo, Maria Valesca è contessa polacca che viene praticamente per un gioco diplomatico e di potere messa, diciamo così, nel letto dell'imperatore, in cambio anche di un forte contributo di soldati polacchi che vengono arruolati nell'armata, nella grande armata francese, e poi però tra i due scoppia l'amore, quindi questo, diciamo, contratto non scritto che di fatto è un'operazione diplomatica e di potere, poi diventa qualcosa che appunto il destino, il gioco dell'amore rompe gli schemi e rompe anche quello che probabilmente era invece nelle intenzioni dei protagonisti, e per certi aspetti è una storia che si ripete 40 anni dopo in Italia con la Contessa di Castiglione attraverso la mediazione di Cavour, pedina diplomatica dell'alleanza di Napoleone III per l'indipendenza dell'Italia.
è una serie di avvenimenti che dimostrano in un certo senso come questi due secoli che ci distanziano poi non siano poi tanti. Beh no, soprattutto vediamo che non solo l'amore rimane un fatto universale, ovviamente si ripete nei grandi e nei piccoli uomini, nelle grandi e nelle piccole donne, ma vediamo anche il ripetersi di avvenimenti. Pensiamo per esempio alle vicende in Crimea e in Ucraina, la paura dei paesi dell'est della presenza russa, e oggi ancora con l'Ucraina, con le tensioni di oggi, queste cose si ripetono. E nello stesso tempo rimane, credo, non solo per gli storici, anche l'attualità, insomma, della figura di Napoleone, non tanto del Napoleone militare e imperiale, ma del Napoleone politico e capo di Stato, perché in fondo buona parte, insomma, della nostra cultura amministrativa, persino italiana e sicuramente francese, discende da quell'epoca, dalle sue intuizioni. E anche in un certo senso, sia pure sotto chiaramente insegne francesi, anche una certa idea di Europa. Abbiamo poi ascoltato il dottor Massimo Sanacore, che è appunto direttore dell'archivio di Stato di Livorno. Da Napoleone a Livorno e all'isola d'Elba, sono due argomenti diversi o correlati? Credo che siano abbastanza correlati. Voi pensate che il simbolo del comune di Livorno in età napoleonica era il castello con la Fides e le tre api nel 1808. Quando nel 1814 Napoleone prende possesso dell'Elba, innalza una bandiera che ha le tre api sul campo bianco, nella striscia rossa. Quindi evidentemente individua la zona come una zona dove la laboriosità, il lavoro è stato premiante e vincente. Al di là della lapide che c'è in via Garibaldi, ci sono altri resti della sua visita, della sua permanenza. Manderò un'immagine della villa di Sant'Alò, che è alle pendici di Montenero, dove Napoleone nel 1796 si fermò qualche giorno quando occupò Livorno. Quindi c'è ancora traccia? C'è ancora traccia, sicuramente, soprattutto anche nelle istituzioni, nei personaggi. Alcuni personaggi hanno fatto la fortuna del periodo napoleonico e sono rimasti anche dopo. Perché poi, diciamo, ha dato anche un'impronta a quella che poi è diventata futura Toscana, in un certo senso. Sì, no, per Livorno un po' dalla storiografia, però altre interpretazioni storiografiche hanno corretto la vecchia storiografia, che diceva che il blocco continentale più napoleonico erano state una disgrazia per Livorno. In realtà non è esattamente così, e comunque si è compensato, i benefici li ha avuti sul piano terrestre, diciamo così. Quindi vantaggi e svantaggi ha avuto, ma ne è uscito abbastanza bene Livorno nel 1814. Invece l'Elba è rimasta la sua, diciamo, pietra tombale in un certo senso. L'Elba è stata una parentesi, è stata. Per gli elbani è diventata poi una bandiera a sua volta, e quest'anno stanno facendo delle grandi manifestazioni, grandi iniziative. Però da un certo punto di vista c'è stato poi la storia dei 100 giorni, no, dopo l'Elba. C'è stata la storia dei 100 giorni, sì, diciamo che si è ricaricato all'Elba. Voi pensate che Napoleone è giunto all'Elba travestito con una divisa straniera, cioè era assolutamente inviso ai francesi e l'avevano impiccato in effigie. Il periodo che è rimasto all'Elba gli è servito per ricaricarsi politicamente, poi come si sa è arrivato, è sbarcato fra le folle tripudianti, anche se poi a batterlo il suo destino è definitivamente tramontato. E proprio qui all'Elba si è svolta questa storia, che è questo romanzo, questa storia d'amore con questa contessa polacca. Ora, è stata una vicenda molto particolare, che è iniziata prima, perché la Maria Valesca fu, diciamo, anche mandata fra le braccia di Napoleone per, come dire, favorire la nascita di uno Stato polacco. Maria Valesca era polacca, lei era recalcitrante all'epoca, poi se n'è innamorata e ha continuato a essere innamorata di Napoleone, qui ebbe un figlio anche nel periodo successivo, nella disgrazia appunto fece l'Elba, di cui poi anche la cinematografia ne ha trattato l'argomento. Possiamo dire comunque che è un amore vero? Penso di sì, assolutamente. Anche se qualcuno, come al solito, nella storia ci sono tesi e controtesi, qualcuno ha detto che è andata all'Elba per farsi dare dei soldi, portando il figlio a farsi dare dei soldi, ma credo che forse
la verità vera è che c'era andata proprio perché era innamorata di Napoleone. Abbiamo poi ascoltato Marco Gasperetti, anche lui del Corriere della Sera. È difficile tratteggiare la figura di Napoleone in questo contesto, no? Magari non ci si aspetta quanto descritto nel romanzo. Il romanzo è straordinario perché non si riesce bene a capire qual è la parte narrativa dell'autore e qual è la realtà storica, perché è proprio la bravura di Massimo Nava di riuscire a unire fiction e realtà in un mix unico, e solo questo è veramente un romanzo che consiglio. È difficile tratteggiare la figura di Napoleone, ma il romanzo non vuole tratteggiare la figura di Napoleone, vuole tratteggiare soprattutto un grandissimo amore tra Maria Valenska e Napoleone, visto dal figlio naturale, da Aleksandr Valensky Colonna, che poi secondo me è anche molto l'autore che approfitta del bambino per parlare lui stesso in prima persona. Perché qualcuno aveva ipotizzato che fosse un amore di convenienza. All'inizio era così, come un po' la contessa Castiglione, no? Però invece poi in realtà Maria si innamora perdutamente di Napoleone e diventa un amore vero, un amore sentito, un amore infinito. Presente anche l'ammiraglio Cavo Dragone, comandante dell'Accademia Navale di Livorno. Parliamo di Napoleone sotto un aspetto non militare. No, l'aspetto di padre di un giovane che riscopre questo affetto infinito collega al padre, quantunque non sia stato granché presente, in questo mi ricorda qualcuno di noi, però ecco, diciamo che in effetti credo sia un romanzo particolarmente accattivante, particolarmente interessante, appunto perché da uno spaccato affettivo di un personaggio storico siamo sempre stati abituati a vederlo piuttosto truce, piuttosto rude, piuttosto condottiero, piuttosto che padre, no? Ecco, dal vostro punto di vista è quindi l'aspetto umano anche di un militare. Certo, che è giusto che ci sia, è giusto mettere un risalto, anche se in questo caso è un po' anomalo, direi, no? Come sentimento padre-figlio. Ed infine in questa presentazione sono stati esposti dei quadri del pittore Marc Sardelli che naturalmente riguardavano Napoleone, lo abbiamo ascoltato. Napoleone in abiti civili potrebbe essere soggetto per un suo quadro prossimo? Sì, ma ancora non so quale. Devo praticamente avere uno stimolo per poter fare un'indagine e poi cercare di farlo. Magari la serata di oggi potrà servire. Penso che lo sia, Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.